Alessandro Orgiato è uno dei grandi protagonisti di Scherzi a parte in questa edizione. Alla fine della puntata Paolo Bonolis l'ha voluto introdurre per presentarlo al pubblico. Alessandro spiega, non si sa mai come le vittime la possano prendere. Bisogna fidarsi della situazione e provarci. Se ti arriva qualche colpo devi essere bravo a pararti. Fisicamente io non sono in grado di farlo, ma con le parole ci ho provato. Alessandro è stato davvero molto bravo a calarsi nei vari scherzi che questa edizione del programma di Canale 5 ha rifatto ai tanti malcapitati. Come sempre Paolo Bonolis si è dimostrato molto attento allo staff che lavora con lui, permettendo di mettere in mostra un ragazzo giovane che ha sicuramente grande talento e che ha fatto sorridere con i suoi modi di fare mai banali durante gli scherzi che abbiamo visto in queste settimane su Canale 5. Sarà interessante se dopo Scherzi a parte lo vedremo anche in altre trasmissioni, se lo meriterebbe. Alessandro Orgiato, chi è? Scherzi a parte, l'ale dei The Show. I più attenti avranno notato Alessandro Orgiato già da diverso tempo su YouTube ancor prima della sua esperienza a Scherzi a parte. Il giovane ragazzo infatti è protagonista del venerdì sul canale YouTube dei The Show nel ruolo dell'ale, un simpatico intervistatore che va in giro a fare domande prive di senso alle persone comuni. Come sempre i The Show dimostrano ancora una volta di anticipare i tempi e hanno dato grandissimo spazio all'ale, anche noto come il Player 2. Tutte le sue interviste iniziano con "Te lo mare te lo chiedo" e poi si presenta davanti al suo interlocutore con delle bizzarre domande. Sicuramente questo giovane protagonista avrà la possibilità ancora una volta di mettersi in mostra con il grande palcoscenico di Scherzi a parte che gli ha dato ulteriore modo di farsi conoscere. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.